Siamo con il presidente dell'Olimpica Basket, Rosario Saracino. Presidente, complimenti per questa vittoria. È stata, come ho già detto all'allenatore, una gara perfetta. Si aspettava un'Olimpica così carica? Sì, perché la partita era importante e questo l'avevamo chiesto ai ragazzi, di stare sempre in partita, perché l'unica maniera per tentare di impensierire l'Udas era di stare sempre in partita. Ecco, non gli abbiamo concesso mai il vantaggio dal primo minuto e poi per questo devo fare veramente i complimenti ai ragazzi, hanno interpretato la partita in maniera perfetta. Ecco, tutte le letture sono state giuste, tutto quello che abbiamo preparato in settimana più o meno l'abbiamo seguito e grande cuore dei ragazzi, grande cuore, ma soprattutto un grande spettacolo, è veramente uno spettacolo tecnico in campo. È un grande spettacolo sugli spalti, veramente una cartolina da esportazione per il basket cerignolano. Sì, il coach Russo ha preparato sicuramente in settimana la gara nei minimi dettagli e si sono visti oggi i risultati. Che peso hanno e che significato hanno questi due punti per il futuro dell'Olimpica? Come ho detto già in settimana, sono due punti che contano per la nostra cavalcata verso i play-off. Questa era una partita importante perché tutte le nostre concorrenti avevano partite sulla carta semplice, hanno vinto tutte. Perdere oggi significava comunque perdere il passo delle altre verso i play-off, quindi per noi sono due punti importantissimi e credo che all'Udes poi alla fine non gli tocchi granché, insomma loro sono primi, rimarranno primi perché Ossuni deve vincere tre partite e loro devono perderne tre, quindi a loro è una sconfitta indolore, a noi invece è una vittoria che ci rilancia alla grande verso il nostro traguardo che è quello dei playoff. Per chiudere ci racconti un po' la sua gioia al suono della sirena, l'abbiamo visto molto concentrato per tutta la gara seduto in panchina prima di lasciarsi definitivamente andare verso l'ultimo minuto del quarto quarto. Voi sapete come vivo le partite, quanto cerco di dare anch'io in panchina. Oggi mi ero ripromesso di stare calmo e tranquillo, anche perché venivo da una settimana di convalescenza. Quindi me la sono tenuta dentro fino alla fine, ma alla fine insomma la soddisfazione c'è, perché poi alla fine se rivedo tutto quello che ho passato da quest'estate in poi, battere la prima della classe è una grande soddisfazione per il gruppo, ma per me è una dedica particolare a mia mamma che oggi compie 80 anni, quindi la vittoria la dedico a mia mamma che oggi fa i suoi 80 anni, quindi mamma, questa vittoria è per te. Grazie Presidente, ancora complimenti. Grazie. Siamo con il presidente dell'Udas, Giuseppe Di Giorgio. Presidente, è arrivata una sconfitta in un derby comunque spettacolare. L'Udas ha provato a rincorrere per tutti e quattro i quarti, non c'è riuscito. Secondo lei che cosa è mancato? No, dunque si è visto che i ragazzi dell'Olimpica sono entrati con una determinazione, una grinta superiore alla nostra. Infatti hanno preso quei punti di vantaggio all'inizio, quei 10-15 punti di vantaggio che noi non siamo riusciti più a colmare. Sono entrati più concentrati in campo e invece i nostri forse sono entrati troppo rilassati e insomma non sono riusciti a riprendere in tempo la partita. Ci stavano riuscendo al terzo quarto se non sbaglio, però poi alla fine siamo stati sempre in svantaggio, quindi onore al merito all'Olimpica, una grandissima partita e una grandissima partita per Pedro Rubera, un grandissimo campione. Sì, infatti lì in settimana l'aveva annunciato dei punti di Pedro, ha fatto 39 punti, si aspettava un Pedro così ma soprattutto un'Olimpica così? Sì, mi aspettavo un'Olimpica così perché insomma, sicuramente noi avevamo la squadra che aveva più da perdere, era sicuramente l'Udas. Grandissima vittoria dell'Olimpica, vittoria meritata in campo. Il problema è che non c'è ancora l'educazione sportiva in questa città. Io ho commesso forse l'errore di concedere dei biglietti anche ai tifosi dell'Olimpica qui giù sulle tribunette, cosa invece che non doveva essere, e evidentemente le persone che si sono sedute sugli spalti non sono state all'altezza, diciamo, della fiducia che gli abbiamo riconosciuto all'inizio. Comunque, detto questo, qualche singolo episodio spiacevole c'è stato, ma tutto sommato è stata una festa dello sport. Io poi sono contentissimo per aver realizzato la proiezione in diretta dell'evento
nel pallavolley per consentire a tutti i tifosi che non sono riusciti ad entrare in campo al palabasket di assistere gratuitamente all'evento. Ecco, diciamo che sono soddisfatto del fatto che l'organizzazione è andata al meglio. Sì, è stata comunque una grande festa dello sport, qualche sfottone, il derby si sa, ci può sempre stare. Sì, ma per carità, insomma, se ci si attacca pure ai manifesti, agli striscioni, sono sfottò, sono questioni ironiche, poi magari a qualcuno può non piacere, ad altri può piacere, però ecco, bisogna imparare a gioire per le proprie vittorie, bisogna imparare a perdere, però bisogna imparare anche a vincere, cioè non si può andare quando si vince dall'avversario strappare il manifesto, cioè, sono sciocchezze, per carità, andiamo avanti, probabilmente anche questo farà, anche di questo ne faremo esperienza, diciamo. Presidente, per chiudere, adesso bisogna dimenticare questo derby, continuare a correre, anche se il primo posto in un certo senso è già quasi blindato. No, lo sarebbe stato se avessimo vinto probabilmente, invece adesso sono solo 4 i punti che ci dividono dalla seconda in classifica, vedremo, noi siamo... Io dico così, va, che quando abbiamo vinto il campionato 2 anni fa, abbiamo fatto il derby contro la Mediterranea, abbiamo perso, poi abbiamo vinto il campionato, non abbiamo più perso, quindi spero che sia di buon auspicio questa sconfitta. Ok, grazie Presidente, in bocca al lupo.